intanto dobbiamo ringraziare chi ci sta ospitando e che ha avuto anche modo di farsi una cultura sull'argomento. Come abbiamo detto, adesso, ecco, si è parlato di blitz, noi adesso come cittadini dovrebbero poter fare, andremo a fare una passeggiata a trovare questa struttura sperando di trovare una situazione molto migliore rispetto a quella che avete trovato l'anno scorso. E quindi direi che ci siamo davvero, abbiamo sviscerato tutti gli argomenti, quindi per quanto ci riguarda passano anche loro i saluti. Noi vogliamo soltanto dire che ringraziamo veramente di cuore i nostri deputati, Paolo Bernini, la deputato Foti, la deputato Grillo, semplicemente per il fatto di essere stati per la prima volta ascoltati, non pretendiamo altro, ma quantomeno di essere ascoltati e che le nostre voci arrivino nelle sedi opportune, perché vogliamo che la politica, che è a mio avviso in buonissima parte colpevole di questa situazione per non aver mai fatto in modo che realmente le leggi venissero applicate qui, quindi dico, io spero che da oggi in poi, insomma, la politica capisca che il problema del randagismo è un qualcosa che intacca sia gli amanti animali sia i non amanti animali, perché si tratta di soldi pubblici, si tratta di diritti previsti e tutelati dalla legge e comunque sanzionati dal codice penale, per cui non si tratta di una scelta nel loro rispetto, ma si tratta di un obbligo. Volevo ringraziare, oltre ai nostri deputati, anche i nostri amici e compagni tra virgolette d'avventura, che sono Flavia Curcio, presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, e Angelica Petrina dell'associazione NAV, che sono qui presenti, che se vogliono dire qualcosa, insomma, noi comunque ringraziamo veramente di questa occasione, speriamo che sia una delle tantissime occasioni. Ne approfittiamo per chiedere pubblicamente al nostro assessore, magari Borsellino, se riesca almeno a sentirci, dato che abbiamo mandato tante lettere, insomma, se riesce ad avere 5 minuti per ascoltarci, e quindi anche al nostro presidente Crocetta, di capire forse meglio cosa sta succedendo in Sicilia. Credo che sia un suo preciso compito, nonché un preciso compito dei nostri assessori, collaborare affinché tutto possa andare per il bene e i soldi vengano utilizzati nel modo corretto. Grazie a tutti.